Una partita giocata su ritmi altissimi, quella che la nuova Pallacanestro Pavia perde per 197 contro la capolista Banco di Sardegna Sassari, che lascia tanti rimpianti al coach Walter De Raffaele, perché se altre partite fossero state giocate con l'intensità di questa, la situazione in campionato sarebbe stata probabilmente molto ma molto diversa. Il match comincia con un testa a testa, in cui Sassari avanza leggermente fino al 15-11, venendo però ripresa da Winkelmann e da Mannato sul 19-20. Nel secondo quarto la battaglia divampa e Pavia stacca fuggendo sul 33-26 grazie a tre triple di fila realizzate da Mike Nardi, purtroppo vanificate dai 5 punti di Kemp e da un Ubalek in gran spolvero che pareggia nel quarto sul 46 pari. Nel terzo quarto Young, fino allora un po' appannato, rientra in partita e Pavia tenta più volte la fuga grazie a Colussi e Winkelmann, migliore del match con 25 punti realizzati. Sassari però non cede e grazie a Rowe e Ubalek chiude il quarto sotto di soli 2 punti per 79-77. Nell'ultimo quarto i 5 punti di Ammannato portano il punteggio 84-82 per Pavia, che si trasforma in 95-94 ad un minuto alla fine. Kemp e poi ancora Rowe, servito da un errore di Nardi, portano il punteggio a 95-98 a poco più di 8 secondi dalla fine. A Pavia serve una tripla per pareggiare, ma l'arbitro fischia il fallo che consente a Young di mettere soli due liberi nel 97-98. A 5 secondi e 84 dalla fine, Sassari porta palla e Winkelmann fa fallo nel tentativo disperato di riagguantarla. Ubalek mette i due liberi e porta a casa il match per 197. Ma ascoltiamo i commenti degli allenatori, Romeo Sacchetti per Sassari e Walter De Raffaele per la nuova Pallacanestro Pavia. Beh, sicuramente il pubblico si è divertito, forse gli allenatori possono essere soddisfatti. È logico che noi abbiamo vinto una partita un po' in un modo molto difficile fuori casa contro una squadra che praticamente penso che abbia fatto la miglior partita del campionato. Alla fine ci sono stati episodi a favore nostro, siamo stati bravi a prenderli e la partita è cambiata negli ultimi due minuti, punto a punto, poi si decide su un tiro sbagliato, una cosa sbagliata, un fallo fatto, un fallo non fatto, un tiro segnato, un tiro non segnato. Il commento è un commento amaro per il risultato, perché obiettivamente abbiamo giocato una grande partita contro una squadra che fino adesso ha dominato il campionato. Le ultime partite le ha giocate sempre in controllo, più di 15 punti con le prime, con le seconde, con le terze. E quindi noi c'è grande rammarico per la sconfitta e non sicuramente per la prestazione, che credo abbiamo fornito una prestazione di alto livello con tanti giocatori. E abbiamo perso purtroppo per particolari. Quando giochi con la prima in classifica i particolari fanno la differenza. La rabbia è proprio questa, il fatto che comunque giochi con una partita di altissimo livello, con noi che siamo con l'acqua alla gola, e quindi ogni partita diventa vitale e magari con qualche punto in più questa sarebbe stata analizzata come una grande partita, però con Sassari ci sta e invece ci mancano i punti e quindi ogni sconfitta è pesante. Se giochi così sempre con chiunque, questo ci deve dare la convinzione che possiamo vincere con chiunque. Andiamo a Brindisi e vinciamo a Brindisi.